siamo qui con Dante Marmone che presenta la sua, il suo nuovo libro, La stirpe stravagante. La stirpe stravagante. E da dove è nata l'ispirazione per questo testo, insomma? Guardandomi in giro, guidando la macchina, vivendo, è venuta fuori l'ispirazione di parlare di questa stirpe stravagante, che poi siamo noi pugliesi, ma che in realtà è l'umanità. È abbastanza stravagante, perché non riusciamo mai a perdere il vizio di essere un po' prepotenti, strafottenti, egoisti. Per cui sul libro si parla di questo, cioè di questa stirpe che non voleva assolutamente adeguarsi alle nuove regole che i tempi richiedevano. Perfetto. Se volessi dare un consiglio a un lettore che si avvicina al suo libro, quale sarebbe la chiave di lettura giusta per il libro stesso? Che se si accorge di stare a leggere, no, perché un libro quando lo leggi e non ti accorgi di leggerlo, vuol dire che scopri. C'è qualche punto saliente che magari vuole far cogliere al lettore? Beh, è un libro di 100 pagine, quindi non è un grande libro, e invece io ci ho messo un sacco di, dalla magia alle credenze antiche, a immaginazioni, ci sono tante cose che ho immaginato, che ho inventato, però sempre legate alle tradizioni della nostra terra. Perfetto, quindi augurando insomma una buona lettura. Grazie. Ai futuri lettori, la ringrazio. Grazie, grazie. Salve. Ciao.